Buon pomeriggio, benvenuti a questo secondo webinar della Società Italiana di Parassitologia, in cui oggi celebriamo il World Malaria Day 2021. Lo slogan di quest'anno è Reaching the Zero Malaria Target, e per fortuna quest'anno siamo riusciti a organizzare questa celebrazione, cosa che non abbiamo potuto fare l'anno scorso per via del Covid. Riprendiamo in grande stile questa tradizione all'Università di Pisa con un seminario di alto profilo che sarà tenuto dal professor Lanzavecchia, che è un immunologo di fama mondiale. Questo webinar organizzato dalla SOIPA è patrocinato dall'Italia Malaria Network, presieduto dalla professoressa Taramelli, a cui ora cedo la parola per illustrare brevemente le attività del network. Grazie, professor Bruschi. È proprio un piacere essere qui e rappresentare appunto l'Italia Malaria Network e associarmi alla Società Italiana di Parassitologia in questa celebrazione del World Malaria Day. E, come ha detto il professor Bruschi, l'Italia Malaria Network è un insieme di ben 11 diverse università italiane, ricercatori provenienti da queste università, in più anche è presente l'Istituto Superiore di Sanità, e l'intento all'interno di queste università è quello di promuovere la ricerca, promuovere la collaborazione e anche promuovere l'educazione di nuovi malariologi. E i campi di intervento, i settori di intervento dei gruppi che costituiscono l'Italia Malaria Network sono quelli che in fondo rappresentano anche la base delle strategie attuali per il contenimento e per l'eliminazione, speriamo anche l'eradicazione della malaria. Quindi abbiamo gruppi che si occupano di immunologia e oggi infatti questo sarà proprio un intervento importante per noi, ringrazio il professor Lanzavecchia di essere presente. Ci sono gruppi che si occupano di ricerca farmacologica, cioè nuovi farmaci contro la malaria, e ci sono all'interno dei gruppi che si occupano di lotta al vettore, studio del vettore, proprio per identificare anche in quel caso diciamo, dei tool, dei sistemi per bloccare la trasmissione. Quindi il nostro è un impegno grande che appunto si colloca all'interno dei progetti internazionali di controllo della malaria e direi che è importante, iniziative come questa di oggi sono importanti perché la percezione del problema malaria in Italia al momento e forse anche in tutto il mondo occidentale è bassa, cioè non c'è la percezione del problema. Noi parlando di malaria parliamo attualmente sempre di 200 milioni di casi l'anno circa e 400 mila morti, specialmente bambini e donne in gravidanza e in Africa. Quindi però la percezione di questo problema nella popolazione normale non c'è, quindi secondo me è proprio importante che cioè, iniziative come quella di oggi e anche il lavoro dell'Italia Malaria Network è importante perché non solo mantiene la ricerca a certi livelli, ma anche stimola, ecco, la conoscenza di questo grosso problema e magari stimola anche chi dovrà intervenire da un punto di vista più politico che non solo di ricerca. Quindi io ringrazio il professor Bruschi, la SOIPA e tutti i partecipanti, li saluto e cedo la parola adesso a Valentina con la professoressa Mangano che ci presenterà il professore e tutto il seminario. E grazie a tutti. Grazie Marcella, è davvero un grandissimo piacere ospitare oggi il dottor Lanzavecchia, anche io gli do il benvenuto, lo ringrazio per aver accettato il nostro invito. Antonio Lanzavecchia è noto per il suo lavoro sulla presentazione antigenica e sull'attivazione dei linfociti T, per lo studio delle basi cellulari della memoria immunologica e per lo sviluppo di nuovi metodi per isolare gli anticorpi monoclonali umani. I risultati delle sue ricerche hanno ricevuto numerosi premi, la medaglia d'oro Envol, il premio
Suetta, il premio Robert Koch, il premio Sanofi Institut Pasteur e il premio Louis Janté. Attualmente il suo lavoro di ricerca si svolge presso l'Istituto Nazionale di Genetica Molecolare a Milano e l'azienda Vir Biotechnology a Bellinzona, ed è incentrato sui meccanismi di resistenza alle malattie infettive mediati da anticorpi. In particolare, quindi, durante il seminario di oggi, Antonio ci illustrerà cosa il suo gruppo ha imparato studiando la risposta anticorpale al plasmodium falciparum su alcuni processi fondamentali dell'immunologia, da qui il titolo del suo seminario, e le possibili applicazioni biotecnologiche di queste nuove conoscenze, anche ma non solo nello sviluppo di vaccini contro la malaria. Dopo il seminario cercheremo di approfondire questi aspetti insieme a Bruno Arcà, Davide Modiano e Roberta Spaccavelo, ringrazio anche voi, e grazie anche alle domande da parte del pubblico, quindi invito tutti voi a partecipare scrivendo le vostre domande sulla chat, che sia su YouTube o sul canale Facebook, in modo da provare a dare una risposta insieme ad Antonio Lanzaretti, a cui ora lascio molto volentieri la parola. Veramente per l'invito, mi fa molto piacere parlare. Purtroppo non vi vedo, ma immagino che la audience sia molto ampia, soprattutto come interessi, perché come ha introdotto bene la professoressa Taramelli, la malaria vede molti tipi di ricercatori coinvolti, ricercatori medici, farmacologi, parassitologi, entomologi, cioè chi vede proprio la zanzara come l'oggetto della ricerca più interessante, e ovviamente anche immunologi. E io cercherò oggi di darvi un po' un quadro di quello che è stato il nostro interesse o il mio percorso nel campo della malaria. Io sono di base un immunologo di base che studia la risposta immunitaria nell'uomo e quello che abbiamo imparato studiando la risposta a questo parassita. Quindi vorrei iniziare con questa diapositiva, uno scontro tra titani. Perché? Perché il Plasmodium falciparum, che è il principale agente della forma più severa di malaria, ha a disposizione più di 5.000 geni e una lunga evoluzione in contatto con l'uomo, che permettono al parassita di evadere la risposta immunitaria. E ci sono due aspetti della vita, del ciclo vitale del parassita che frustrano la risposta immunitaria. Il primo è che l'agente infettivo, che è lo sporozoita, è introdotto in quantità minime, si parla di 20-200 sporozoiti iniettati dalla zanzara infetta. Questi sporozoiti attraversano rapidamente il torrente sanguigno e vanno a finire nel fegato, dove danno luogo al blood stage, ai parassiti del sangue, che esprimono un diverso set di geni. Quindi, in un certo senso, è un agente infettivo stealth che non si vede, che il sistema immunitario non riesce a identificare nel momento dell'infezione. Nel stadio blood stage, invece, c'è una quantità enorme di parassiti, si parla di 10 alla 11 o più parassiti nel sangue, e in questo stadio il parassita usa tutto un arsenale di antigeni per frustrare la risposta immunitaria, cioè usa molti geni diversi che fanno la stessa funzione, quindi ridondanti, che sono estremamente polimorfici, quindi diversi ceppi di parassiti isolati anche nella stessa regione sono strutturalmente diversi, e questo facilita l'evasione immunitaria. E non solo, come vi farò vedere anche un esempio, è in grado di inibire la risposta immunitaria attaccando certi recettori inibitori. In un certo senso questo parassita ha imparato a usare i recettori inibitori prima di noi. Oggi noi blocchiamo i recettori inibitori per curare i tumori, il parassita ha imparato a stimolare i recettori inibitori per inibire la risposta immunitaria. Molto brevemente vi devo raccontare quello che è stato il mio percorso. Nell'inizio degli anni 2000 mi sono dedicato a sviluppare
dei sistemi per isolare anticorpi monoclonali umani, con l'idea che l'uomo produce anticorpi con specificità e caratteristiche uniche perché è stimolato dai suoi patogeni naturali. La malaria ovviamente, il falciparum non infetta i topi, quindi se vogliamo isolare anticorpi contro il falciparum dobbiamo isolarli dall'uomo. E quindi abbiamo sviluppato questi due metodi, cioè sostanzialmente immortalizziamo le cellule B della memoria oppure manteniamo in vita singole plasmacellule su un opportuno stroma, andiamo a scrinare i sovranatanti prodotti, gli anticorpi rilasciati nel sovranatante e possiamo scrinarli con test di screening, anche con test funzionali, ad esempio di neutralizzazione. E quindi quello che è importante in questo S è che non dobbiamo sapere a priori qual è l'antigene riconosciuto, possiamo screenare per la capacità di legare che degli anticorpi di legarsi a un certo parassita o di interferire con il suo ciclo vitale. Possiamo essere target agnostic. Un esempio di come questi anticorpi sono stati utilizzati sia, direi, come farmaci, come per la profilassi o terapia delle malattie infettive, ma anche come agenti, come mezzi per disegnare dei migliori vaccini. Quindi il tema è stata la selezione di anticorpi in base alla loro potenza e ampia reattività, ad esempio anticorpi che neutralizzano tanti diversi tipi di virus influenzali, l'identificazione di anticorpi che legano epitopi conservati, e gli epitopi conservati sono quelli che il virus, ad esempio, non può mutare, e quindi è un modo per evitare gli escape virali. E poi identificare target vaccinali per poterli sviluppare poi come vaccini. E alcuni di questi nostri anticorpi isolati in laboratorio sono adesso nell'uomo, e forse l'esempio per me più bello è l'anticorpo Lebanga, che è un anticorpo che oggi è stato approvato per la terapia dell'Ebola, che abbiamo isolato tanti anni fa, ancora nel 2006, e questo anticorpo è in grado di curare pazienti che sono già sintomatici, quindi sono già infetti, e se dato opportunamente nei primi giorni dopo l'infezione, è in grado di portare la mortalità dal 70% a meno del 10%, quindi è una terapia veramente efficace contro l'Ebola. Altri nostri anticorpi sono poi entrati nella fase sperimentale per la terapia del citomegalovirus, un anticorpo pan-influenza virus e adesso un anticorpo contro la SARS. La caratteristica di questo anticorpo, il VIR-7831, è che lega un epitopo particolarmente conservato, che senz'altro è conservato in tutte le cosiddette varianti, variant of concern, che sono oggi comparse. Vedete questo anticorpo che è efficace dal punto di vista terapeutico, che inibisce dell'85% la mortalità e l'ospedalizzazione, se dato di nuovo nei primi giorni dopo l'infezione, questo anticorpo riconosce una regione estremamente conservata. Abbiamo isolato anticorpi contro tanti altri bersagli, tra cui il Plasmodium falciparum. L'altra idea è, come vi ho accennato, è non solo di usare gli anticorpi come farmaci, ma di usarli per identificare i target funzionali e produrli sotto forma di vaccino. Torniamo quindi a parlare del Plasmodium falciparum e analizzare la prima fase, quella di questa stealth infection. Quindi lo sporozoite, anzi i pochi sporozoiti iniettati, hanno sulla loro superficie la CSP, la Circumsporozoite Protein, e questa proteina non induce una efficiente risposta anticorpale negli individui infetti, probabilmente perché proprio si tratta di così pochi parassiti che migrano rapidamente nel fegato.
E di fatto questa proteina è invariante, e non ci sono polimorfismi noti. Quindi sarebbe un ottimo obiettivo per sviluppare un vaccino. E di fatto un vaccino a base di CSP è stato sviluppato, si chiama RTSS. Purtroppo però questo vaccino non è molto efficace, l'efficacia varia dal 28 al 50%. E quindi ecco l'idea di cercare come sviluppare un vaccino più efficiente che sia in grado di bloccare gli sporozoiti e quindi di conferire una immunità sterilizzante. Questo è molto importante perché un'immunità sterilizzante permette di inibire in maniera importante la trasmissione dell'infezione. Abbiamo degli ottimi farmaci per trattare i pazienti infetti, ma inibendo la trasmissione riusciremo a bloccare di fatto, potenzialmente a eradicare l'infezione. Ecco, questo è un esempio di quello che si dice antibody guided vaccine design, di come si può migliorare un vaccino studiando la risposta anticorpale. Questo è il nostro lavoro in cui abbiamo identificato un tipo di anticorpi pubblico, cioè fatto da diversi individui che inibiscono in maniera potente l'infezione della malaria e hanno la capacità. Questa caratteristica, questa potenza deriva dal fatto che questi anticorpi sono in grado di legarsi non solo ai cosiddetti NAMP repeats, ma anche a una regione amino terminale rispetto a questi repeat. Devo dire che questi dati sono usciti in tre diverse pubblicazioni da parte di tre gruppi di ricerca, tra cui ovviamente il nostro, e hanno suscitato molto interesse nel campo. Questa figura in basso a destra riassume forse meglio l'esperimento. Noi abbiamo isolato questi anticorpi da pazienti che sono stati immunizzati con alte dosi di sporozoiti irradiati. Proprio per questo motivo i pazienti hanno potuto sviluppare una risposta naturale contro gli sporozoiti. Abbiamo isolato le cellule della memoria e da queste abbiamo caratterizzato questi anticorpi con doppia specificità, quindi che legano non solo i repeat NAMP, ma anche questa regione amino terminale che noi chiamiamo NPDP perché contiene diverse sequenze. Ora, nel vaccino RTSS è presente soltanto, diciamo, la parte carbossi terminale, quindi ci sono i repeat NAMP, ma manca questa regione. Quindi questi nostri dati che adesso vi vado a illustrare suggeriscono che per migliorare il vaccino sia importante aggiungere questa porzione della molecola che non è presente nell'attuale vaccino. Ecco, rapidamente vi faccio vedere i risultati. Gli anticorpi più potenti, perché sono quelli in grado di ridurre l'infezione nel fegato, sono anche quelli che hanno un'affinità maggiore per questo peptide amino terminale NPDP. Sono mostrati qua in questo box in rosso e vedete sono in grado di legare non solo la CSP, la proteina, non solo in NAMP, ma anche l'NPDP. E abbiamo diverse strutture che dimostrano come il peptide viene accomodato in una specie di solco che viene formato dalla regione variabile della catena pesante e della catena leggera dell'anticorpo. È interessante focalizzarci adesso su questi due anticorpi, MGU10 e MGU1. Per un motivo, vedete che l'MGU10 è potente e lega NPDP e l'MGU1 non lo lega. In realtà questi due anticorpi sono stati isolati da due cellule che derivano dallo stesso precursore. Quindi abbiamo potuto ricostruire un piccolo albero genealogico e chiedersi come si sono sviluppati questi anticorpi ad alta affinità. Se andiamo a questo punto a vedere il legame alla proteina, al CSP, vediamo che il cosiddetto unmutated common ancestor, cioè
l'anticorpo fatto dalla cellula che ha originato questo clone è in grado, vedete qui in rosso, di legare la CSP, ma i due anticorpi mutati hanno aumentato l'affinità di almeno 100 volte. Quindi questa è la affinity maturation. È interessante che questo anticorpo viene fatto da una particolare V-genes che è polimorfico e tutti gli anticorpi hanno il triptofano in posizione 52. Vedete che l'altro allele, l'allele che ha la serina invece che il triptofano, non è in grado di legare. E quindi questo dimostra che per fare questo anticorpo, questi anticorpi molto potenti, è necessario un allele particolare di questo gene V. Questi sono aspetti, direi, molto immunologici, ma anche importanti, perché vi dicono che il nostro patrimonio genetico in termini di alleli delle regioni variabile influenza la nostra capacità di iniziare una risposta contro un certo patogeno. Andiamo però a vedere adesso la risposta all'MPDP, che è la porzione amino terminale. Vedete che soltanto MGU10 e non MGU1 è in grado di legare MPDP. Questo vuol dire che le mutazioni che sono state acquisite da MGU10 hanno reso questo anticorpo capace di legare non solo NAMP ma anche NPDP. Quindi hanno allargato la sua specificità senza aumentarne l'affinità. Quindi questo cosa vuol dire? Che vuol dire che possiamo proporre, in base a questi dati, di indurre questi tipi di anticorpi stimolando successivamente prima con NAMP e poi con NPDP. Come vedete in questo esperimento sulla destra, questo sistema di prime boost ha permesso di indurre anticorpi in un topo che sono in grado di legare NAMP, NPDP e anche CSP. Vedete che questi anticorpi acquisiscono entrambe le specificità. Vorrei chiudere questo aspetto su come possibilmente sia possibile produrre un vaccino in grado di bloccare la trasmissione dell'infezione. E vorrei sottolineare di nuovo che almeno ritengo che questa sia francamente la via maestra da percorrere, perché combinando questo vaccino con un trattamento farmacologico del breakthrough infections, cioè delle infezioni che non vengono bloccate, dovrebbe essere possibile ottenere una forte riduzione della trasmissione ed eventualmente risolvere, eradicare la malaria. Passiamo invece ad analizzare quello che definivo il clash dei titani. Cosa succede nel sangue periferico? Perché qui abbiamo una quantità enorme di parassiti e abbiamo una fortissima risposta anticorpale nei pazienti infetti. In questo caso il parassita evade la risposta immunitaria usando questi cosiddetti variant surface antigen o VSA. E queste sono proteine che vengono esportate sulla superficie dei globuli rossi infetti e che mediano l'adesione di questi globuli rossi agli endoteli e quindi ne prevengono la rimozione da parte del reticolo dei fagociti e causano anche ovviamente manifestazioni estremamente gravi come la malaria cerebrale o la malaria placentare. Il problema è che il parassita utilizza un numero altissimo di questi geni, circa 200 diversi VSA, che sono polimorfici e soprattutto sono espressi clonalmente. Quindi per il parassita è molto facile evadere la risposta selezionando dei cloni che producono un diverso VSA. E quindi la domanda nostra è stata se possiamo identificare degli anticorpi che riconoscono tutti possibilmente i globuli rossi infetti o almeno riconoscono i globuli rossi infetti, diciamo, ad ampio spettro. E abbiamo cominciato a studiare questo problema in occasione di una visita in Kenya a Kilifi, dove siamo andati a trovare i nostri colleghi e abbiamo deciso di fare uno screening
del plasma di questi donatori per cercare individui che facessero anticorpi ad ampio spettro. Quindi vedete qui ad esempio un esempio di un plasma che agglutina tre diversi parassiti marcati con tre diversi coloranti del DNA. E in questo modo su più di 500 plasmi abbiamo identificato tre donatori che hanno la capacità di agglutinare ad ampio spettro questi otto parassiti. Vedete, questi numeri si riferiscono a individui isolati di parassiti in diverse regioni del Kenya. Ma geneticamente questi parassiti sono estremamente diversi l'uno dall'altro. E abbiamo isolato monoclonali da due di queste persone, vedete qui tutto l'elenco dei monoclonali, e con grande nostra soddisfazione abbiamo visto che un gran numero di questi monoclonali era in grado di reagire a diverso livello, ma con tutti o quasi tutti questi parassiti. Quindi avevamo finalmente degli anticorpi ad ampio spettro. Vedete qui un esempio invece di anticorpi, diciamo, classici, che sono in grado di riconoscere molto bene uno solo di questi otto parassiti. Questo di nuovo è un esempio di come, di quanto siano polimorfici questi geni del parassita. Ora, ecco, questo è un esempio di come gli anticorpi colorano una frazione di tutti questi diversi parassiti. Quindi siamo andati avanti, abbiamo sequenziato i geni di questi anticorpi. E con nostra grande sorpresa abbiamo trovato che tutti questi anticorpi ad ampio spettro sono inusuali perché contengono un dominio di un altro gene, dell'AIR1, che è inserito tra la V e la DJ. Sapete che i geni delle immunoglobuline sono formati dal assemblando insieme frammenti V, D e J, in modo casuale, tra l'altro facendo degli errori nel riparare questi double strand break che si formano, ma in questo caso c'era un elemento in più, c'è questo LAIR1 che viene inserito tra la V e la DJ. Ora, questo LAIR1 proviene da un altro cromosoma, dal cromosoma 19, ed è un recettore inibitorio che lega il collagene. Il LAIR1 è espresso sui linfociti T, sui linfociti B e sulle cellule mieloide, ed è un recettore inibitorio. Questa è la struttura di uno di questi anticorpi in cui il dominio dell'AIR1 è presente sulla punta della CDR3, perché essendo inserito tra la V e la DJ finisce nella forma della proteina matura sulla CDR3. Riassumo con questa diapositiva tutto quello che abbiamo trovato successivamente. Ci siamo chiesti prima di tutto quali sono le proteine che sono del parassita che sono riconosciute da questi anticorpi. Abbiamo con un approccio di proteomica differenziale abbiamo trovato che questi sono dei RIFIN. Vedete qui l'anticorpo che colora una cellula trasfettata con i RIFIN. Questi anticorpi ovviamente opsonizzano i globuli rossi infetti, quindi possono portare a eliminare i globuli rossi e quindi, diciamo, a diminuire il carico di parassiti nel sangue. Abbiamo poi trovato che è soltanto il dominio di LAIR1 che è necessario è sufficiente per legarsi ai RIFIN. Abbiamo prodotto una forma, troncata di questi anticorpi, e questo lega bene i RIFIN. Poi da ciascun individuo, come vi ho detto, abbiamo isolato numerosi diversi cloni, ma tutti questi appartengono alla stessa famiglia, cioè sono originati sostanzialmente dalla stessa cellula, però sono andati incontro a mutazioni, tanto che in questo particolare clone ci sono 48 sostituzioni aminoacidiche. Quindi un'enorme espansione clonale e un'enorme mutazione e differenziazione. E infine, tra queste mutazioni abbiamo identificato mutazioni che sono in grado di abolire il legame al collageno e altre che aumentano l'affinità di legame. Questo è particolarmente, il primo aspetto è particolarmente interessante perché questi anticorpi
a causa dell'inserzione di questo recettore che è specifico per il collageno, sono di fatto degli autoanticorpi. E quindi le cellule usano il sistema delle mutazioni somatiche proprio per sfuggire questa autoreattività. Si parla di redenzione clonale in questo caso. Diciamo, è un bel termine che rende un po' l'idea. E quindi due diversi tipi di mutazioni. A questo punto la domanda era quanto sono frequenti questo tipo di anticorpi. Nel nostro primo campione avevamo identificato tre donatori su 500. Quindi siamo tornati, diciamo, in Africa e abbiamo screenato altre due coorti in Tanzania e nel Mali, e abbiamo trovato che circa il 10% degli individui produce nel sangue anticorpi IgG che contengono l'AIR1. E da questi individui che sono marcati in rosso abbiamo potuto avere delle cellule, abbiamo potuto isolare un'altra serie di cloni e di anticorpi che contengono l'AIR1. Nella parte destra della diapositiva vi mostro che negli individui che fanno anticorpi l'AIR1, adesso non entro nei dettagli, virtualmente quasi tutti gli anticorpi che riconoscono i globuli rossi infetti sono fatti da cellule che contengono questo inserto l'AIR1. Cioè, in altre parole, quello che succede è che in questi individui questo singolo clone che produce anticorpi con l'AIR1 domina su tutta la risposta anticorpale contro i globuli rossi infetti. Direi che è veramente un esempio per me come immunologo straordinario di come un singolo clone possa prendersi a carico la risposta a un antigene così abbondante e così complesso. E come vi ho accennato all'inizio, noi isoliamo, cloniamo delle cellule, quindi possiamo non solo analizzare il cDNA, ma anche analizzare il DNA genomico. E quindi, facendo questo su questi cloni, possiamo vedere che in diversi donatori dal Kenya e dalla Tanzania abbiamo in ogni caso diversi tipi di inserzioni di DNA. A volte ci sono dei frammenti di introne che vengono spliced out, a volte ci sono addirittura due inserzioni tra la V e la DJ, ma in ogni caso si tratta di eventi clonali di inserzioni che portano a inserzioni di diversi frammenti che contengono questo esone di LAIR1, e in tutti questi casi ovviamente il dominio di LAIR1 sarà sulla cima della CDR3. Ma con grande sorpresa abbiamo visto che c'è un altro tipo di anticorpi che contiene LAIR1, in questo caso l'esone di LAIR1 con sequenze introniche, fiancheggiato da sequenze introniche, è stato inserito nella regione switch, e quindi c'è un evento di splicing che va dalla J all'AIR1 e dall'AIR1 a CH1. Quindi in questi casi il dominio di LAIR1 viene inserito tra la VH e la CH1, quindi in quello che si dice nel gomito dell'anticorpo, non sulla CDR3. Quindi questo è un esempio molto interessante di come la natura abbia imparato a ingegnerizzare, diciamo, gli anticorpi, inserendo interi domini in quello che noi pensavamo fosse una regione particolarmente conservata e non ingegnerizzabile. Questo è un altro esempio dove, insieme all'inserzione nella switch region, ci sono delle delezioni, e quindi sostanzialmente abbiamo trovato un anticorpo che, diciamo, camel-like, perché sapete, i camelidi sono in grado di fare anticorpi senza la light chain, semplicemente inserendo un dominio V. E con questa diapositiva forse vorrei concludere questo aspetto. Quindi questi sono tutta una serie di anticorpi con inserzione nell'VDJ o nella switch region, e quello che li accomuna è la presenza di mutazioni somatiche che aboliscono il legame al collageno.
quello che vi dicevo, la redenzione di questi anticorpi. E questo è vero anche quando le mutazioni sono pochissime, come in questi casi di inserzione nella switch region. In questo caso c'è una sola mutazione somatica, ma questa è stata selezionata per essere in grado di abolire il legame al collageno. Quindi un altro esempio di come sia importante per il sistema immunitario evitare quello che si diceva l'horror autotoxicus, di evitare di riconoscere il self. Bene, a questo punto ci siamo chiesti, ci sono altri esempi di inserzioni, qualcosa di particolare causato dall'infezione malarica o è un meccanismo generale di generazione della diversità? E abbiamo preso due approcci, come al solito. Il primo è un approccio unbiased, ci siamo detti, andiamo a cercare se troviamo altre inserzioni nei geni delle immunoglobuline. Non erano mai state descritte. E di fatto ne abbiamo trovate tantissime. Si tratta di inserzioni di frammenti che provengono da regioni geniche in genere e addirittura in molti casi, nel 3,5% dei casi, ci sono inserzioni di esoni interi con sequenze introniche che possono portare a uno splicing e quindi a una produzione di una proteina matura. E qui sulla destra vedete l'origine di tutti questi frammenti, sostanzialmente da tutti i cromosomi dentro ai geni delle immunoglobuline, sia nella switch region sia tra la V e la DJ. Il secondo approccio è stato educated guess. Abbiamo pensato, se è importante per la malaria targettare, perché abbiamo trovato che i RIFIN riconoscono non l'ho sottolineato abbastanza finora, in questa prima parte abbiamo scoperto non solo questi anticorpi, ma abbiamo anche scoperto che i RIFIN legano recettori inibitori. Quindi abbiamo ipotizzato che il parassita della malaria attraverso i RIFIN targetti, stimoli i recettori inibitori e quindi inibisca la risposta immunitaria. Allora l'educated guess è stato quello di chiedere magari andiamo a cercare altre inserzioni di altri recettori inibitori negli individui esposti alla malaria. E quindi in questa coorte di pazienti del Mali abbiamo cercato anticorpi che contenessero l'ILARB1, che è un altro recettore inibitorio, diverso dall'AIR1. Abbiamo trovato tre individui che hanno IgG1 che contengono nel siero l'ILARB1, abbiamo identificato, clonato le cellule, identificato tre individui, sequenziato questi anticorpi e in questi tre casi, vedete, c'è un'inserzione nella switch region di un largo frammento che contiene diversi esoni, in particolare gli esoni che codificano per il dominio 3 e il dominio 4 oppure per il dominio 3 soltanto. La efficienza di splicing è molto alta, abbiamo cercato di nuovo con la proteomica il bersaglio di questi anticorpi e abbiamo trovato che anche in questo caso si tratta di RIFIN. Quindi i RIFIN legano non solo l'AIR1 ma anche l'ILARB1. E a questo punto il lavoro si è spostato un po' sullo studio proprio di questi RIFIN e abbiamo trovato che di questi 200 RIFIN che sono espressi dal 3D7, dal clone di parassita che abbiamo studiato, molti di questi RIFIN riconoscono i recettori inibitori. Questi tre RIFIN riconoscono l'AIR1, questi sei RIFIN e anche quest'altro riconoscono l'ILARB1, il dominio 3, e un altro lavoro di un gruppo inglese ha dimostrato che l'ILARB1 è riconosciuto anche da questi altri due RIFIN. Quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che ci sono molti RIFIN che targettano lo stesso recettore inibitorio, un esempio di ridondanza. E quindi questo cosa vuol dire? Vuol dire che prima di tutto che per il parassita è molto importante targettare i recettori inibitori
e avere molti rifin che fanno lo stesso lavoro permette al parassita di switchare dall'uno all'altro, sfuggendo quindi la risposta neutralizzante. Quindi questo escape dagli anticorpi è facilitato dall'espressione clonale dei rifin e dal polimorfismo che facilita la reinfezione da parte di un ceppo differente. Abbiamo visto quanto sono polimorfici i parassiti malarici nella stessa, i geni dei parassiti anche nella stessa regione. E quindi gli anticorpi che contengono questi domini di LAR1 e di LAR B1 sono in grado di controbattere a questa strategia evasiva del parassita, perché sono in grado di riconoscere molti geni e molti alleli. Ecco quindi un po' la ragione del mio titolo, una lotta tra titani. È un titano il parassita, ma anche il sistema immunitario è in grado di sostanzialmente di scoprire, di usare un sistema nuovo di fare anticorpi che permette appunto di controbattere questa strategia del parassita. Concludo con dei dati strutturali che abbiamo pubblicato recentemente in collaborazione col gruppo di Peter Kwong. Vedete qui un particolare rifin che lega il dominio 3 dell'ILARB1. C'è una specie di legame del rifine attraverso questa specie di sella che somiglia molto all'RBM del SARS coronavirus, di fatto. Ma è interessante vedere come il legame avvenga sul lato del immunoglobulin domain del dominio D3 delle immunoglobuline. Ed è interessante anche comparare questi due rifin, vedete in blu e in giallo, che legano con un approccio molto simile l'ILARB1 e l'AIR1. Questi sono due rifin diversi che legano due recettori inibitori diversi, ma vedete c'è un motivo comune nel modo in cui viene legato il dominio di l'ILARB1 o l'AIR1. Per finire, la straordinaria struttura inusuale e inaspettata di un frammento Fab naturale che contiene l'inserzione del dominio D3 e D4 di l'ILARB1. Vedete che in questo anticorpo la VH e VL e la CH1-CL sono rimasti esattamente come sono nell'anticorpo originale. Quello che è successo è che l'inserzione dei domini di l'ILARB1 apre questa specie di cerniera e permette di accomodare questi due nuovi domini molecolari nell'anticorpo che mantiene la stessa struttura nella sua VHVL e CH1-CL che rimangono appaiate nella struttura originale. Quindi c'è questa apertura di questo gomito di circa 90 gradi che accomoda dall'altra parte l'inserzione del LILARB1. E qui vedete il rifin che si lega al dominio 3. Ecco, quindi riassumendo, ci sono due tipi di rifin diversi, quelli che legano l'AIR1 e quelli che legano l'ILARB1. L'AIR1 è di per sé self-reattivo, questo dominio lega il collageno, lega anche il C1Q, e quindi è necessario, quando viene inserito negli anticorpi, che l'AIR1 venga mutato, redento in un certo senso, perché deve perdere la autoreattività. Questo non è necessario per l'ILARB1, perché il dominio D3, che è legato dal rifin, di fatto non è un dominio autoreattivo, perché è il dominio D1 e D2 che lega le molecole HLA. E infatti noi troviamo che il dominio D3 e D4 non sono in effetti mutati. Quindi
La strategia del parassita è di targettare il recettore inibitorio, la controstrategia del sistema immunitario è di inserire, o meglio, di selezionare le rare cellule che hanno inserito questi recettori inibitori negli anticorpi e stimolare questi cloni a produrre anticorpi in grado di reagire in maniera molto broad e potente contro questi rifi. Quindi, riassumendo, abbiamo nel laboratorio abbiamo imparato parecchio dalla malaria, soprattutto per quanto riguarda il sistema immunitario. La buona notizia, se volete, è che per produrre un vaccino sterilizzante è che la CSP, la circumsporozoite protein, è veramente il tallone d'Achille del parassita, perché il parassita lo tiene nascosto, riesce a tenerlo nascosto. Questo CSP non è polimorfico e quindi possiamo fare un vaccino in grado di bloccare all'entrata il parassita della malaria. Quindi, in assenza di una risposta anticorpale efficiente, il parassita non ha sviluppato una strategia di escape da parte degli anticorpi. Quindi possiamo sfruttare questo per cercare di produrre vaccini sempre più efficaci. La seconda cosa che abbiamo imparato riguarda la fisiologia del parassita. Il parassita ha imparato a ingaggiare recettori inibitori e usa 200 geni per fare questo, e ingaggia l'AIR1, l'ILARB1 e magari anche qualche altro recettore che è ancora da scoprire. E in questo modo evade la risposta immunitaria, non solo inibisce la risposta immunitaria, ma anche la evade perché utilizza molti geni che sono polimorfici e espressi a livello clonale. E questi anticorpi che contengono l'AIR1 e l'ILARB1 riescono a controbattere a questa strategia di evasione del parassita e quindi rappresentano anche un nuovo meccanismo di diversificazione. E alla fine abbiamo imparato anche che gli anticorpi si possono ingegnerizzare inserendo degli interi domini in quello che veniva ritenuto una regione estremamente conservata, il cosiddetto elbo. E con questo quindi vorrei finire la mia presentazione. Devo ringraziare ovviamente tanti collaboratori nell'istituto, nel mio laboratorio all'IRB di Bellinzona, che ho lasciato un anno fa, a Vir Biotechnology, dove gran parte dei miei collaboratori adesso lavorano, collaboratori negli Stati Uniti per gli aspetti soprattutto strutturali, e poi i nostri collaboratori storici per il progetto Malaria in Svizzera e all'NIH. E qui vi presento invece il mio nuovo laboratorio in Italia all'INGM. Siamo qui al secondo piano di questo bellissimo edificio nel centro di Milano. Abbiamo cominciato a mettere in piedi tutte le nostre tecnologie per isolare anticorpi e studiare la risposta T, e chi di voi fosse interessato ci può trovare qui a Milano. E con questo vi ringrazio per avermi invitato a parlare di malaria in questa giornata della malaria, e aspetto le vostre domande. Grazie. Grazie mille Antonio, è stato molto molto affascinante, sono sicura che ci sono moltissime curiosità sui lavori che ci hai presentato. E vogliamo cominciare a fare un giro tra di noi prima di vedere se ci sono domande dal pubblico. Roberto, vuoi cominciare tu? Sei muta, Roberto. Lo so, vedo. Ok, infatti aspettiamo che si attivi il microfono. Prima di tutto anch'io mi unisco ai ringraziamenti di Valentina per questo interessantissimo seminario. E le volevo fare una domanda relativa alla prima parte della presentazione, soprattutto legata al fatto che questi anticorpi monoclonali che voi avete isolato con questa doppia specificità, in grado di riconoscere quindi contemporaneamente sia le regioni ripetute NAMP e NPD, possono da soli essere protettivi nell'uomo in vivo, quindi, ed essere utilizzati anche per un'eventuale profilassi contro malaria, quindi contro plasmodium falciparum in particolare?
Grazie per la domanda, molto importante. La risposta, sono stati testati ovviamente nei modelli animali, ma posso dirvi che sì, in effetti funzionano nell'uomo. Bob Seder all'NIH li ha testati e con risultati molto, molto promettenti. Quindi si può pensare anche a una sieroprofilassi dell'infezione della malaria usando anticorpi. Ovviamente la via maestra resta comunque quella del vaccino, però a proposito di sieroprofilassi c'è da dire che oggi è possibile aumentare l'emivita degli anticorpi introducendo due piccole mutazioni nell'FC e quindi si possono avere degli anticorpi dove l'emivita va da 20 a 80 giorni, quindi è possibile ad esempio pensare con una sola iniezione di anticorpi di proteggere per tutta la stagione delle piogge, ad esempio. Quindi è possibile pensare anche a utilizzare anticorpi a livello di profilassi, ovviamente, questi non sono anticorpi terapeutici perché possono interferire solo con il processo di infezione. Un'arma in più per contrastare, diciamo, la malaria, che non sarebbe sicuramente un buon auspicio. No. Grazie. Anch'io volevo chiedere qualcosa sulla risposta alla CSP. In particolare mi affascina molto quello che avete scritto su i geni di H, cioè su come il polimorfismo nei geni di H permetta o meno di acquisire questa doppia specificità di legame degli anticorpi. Quindi le volevo chiedere, da una parte, se ci può spiegare, diciamo, come mai questa doppia specificità è importante, cioè dal punto di vista funzionale della risposta anticorpale, perché è importante che si riconosca anche l'epitopo giunzionale. E poi l'altra domanda è se secondo lei questa variabilità, proprio la variabilità genetica nei geni di H, può, attraverso la diversa capacità poi di produrre anticorpi neutralizzanti verso lo sporozoite, a spiegare in parte la diversità, la differenza tra individui che vediamo nell'immunità di infezione nelle popolazioni endemiche. Ecco, grazie, sono due domande molto importanti e distinte. La prima riguarda, ecco, perché questi anticorpi, perché è importante riconoscere non solo NAMP ma anche NPDP? Beh, una risposta veramente precisa non l'abbiamo, però in effetti è un dato molto robusto perché è stato trovato indipendentemente in tre laboratori. C'è da dire che ci sono dei dati abbastanza convincenti che questa regione dell'NPDP è una regione che viene clivata e che è importante per la funzione della proteina. E quindi questo spiegherebbe il perché è importante riconoscere e bloccare anche questa regione. Per quanto riguarda invece il polimorfismo, questo è un aspetto veramente interessante che va molto al di là della risposta antimalaria. Noi troviamo che il polimorfismo dei geni V influenza risposta anche all'influenza ad altri patogeni. Nella fattispecie questi anticorpi usano tutti la VH330 che ha un residuo nella CDR2 polimorfico che può essere un triptofano o una serina. E ovviamente individui che hanno il triptofano possono fare questi anticorpi, individui che sono omozigoti per alleli con la serina non riescono, non possono partire perché, come avete visto, quando abbiamo ricostruito l'anticorpo, diciamo, originario, quello non mutato, e il triptofano è molto è essenziale per poter legare l'antigeno. Ora, se questi individui che non hanno questo VH330 con il triptofano 52 sono in grado magari di usare altri geni per rispondere e per produrre questo tipo di anticorpi, non possiamo francamente dirlo. Però il fatto che la risposta è veramente dominata da anticorpi 330, questo mi riferisco anche al lavoro degli altri due gruppi che hanno studiato, suggerisce sì che ci sia un controllo, anche un controllo genetico di questa risposta. Io penso che più approfonditamente studieremo le risposte anticorpali,
più ci renderemo conto che i geni delle immunoglobuline sì, influenzano la capacità di fare certi anticorpi. Certo, nel tempo altri geni, stimolando la risposta immunitaria, altri geni possono vicariare queste risposte, però effettivamente gli anticorpi più potenti e i primi che vengono prodotti hanno tutti le stesse caratteristiche molecolari in questo caso. Grazie. Bruno, David, volete anche voi fare delle domande? Sì. Bruno. Vado io, vai te, Bruno. Vai, vai, prego, David. Grazie, Antonio. Volevo chiederti invece rispetto alla risposta a stadi ematici, mi chiedo, voi avete valutato, anche se le frequenze non sono altissime, di individui con anticorpi che rispondono, diciamo, a più Riffins, mi pare detto 10% negli studi in Tanzania e Mali, e addirittura 3 su 500 in Kenya, quindi non è facile rispondere all'eventuale ruolo, diciamo, protettivo di questi anticorpi. Ho letto in uno dei vostri lavori non c'era evidenza di protezione rispetto a episodi febbrili, così lo definivate, ma avete pensato per esempio di guardare rispetto invece a sindrome cliniche, coma o anemia grave? È una domanda molto complessa. Dunque, prima di tutto, nel Kenya i 3 su 500 non era uno studio sistematico, questi tre erano stati isolati con un altro criterio. Io credo che più o meno siamo sul 10% in qualsiasi coorte se venga analizzata. Detto questo, sì, non mi aspetto che necessariamente questi anticorpi siano protettivi, che gli individui che fanno questi anticorpi siano particolarmente protetti, perché tutti gli individui esaminati in quella regione sono ugualmente esposti e ugualmente, diciamo, protetti dalla risposta immunitaria, perché ovviamente vivendo in queste regioni endemiche, chi sopravvive è di fatto protetto. La tua domanda, diciamo, mi fa pensare al fatto che è troppo tardi cercare di interferire con l'infezione quando l'infezione è già nello stadio ematico, perché il numero di parassiti è enorme e i sistemi di evasione sono straordinari, e di fatto vi ho anche dimostrato che questi anticorpi sono ad ampio spettro, ma per ogni parassita non riconoscono mai il 100% dei parassiti, di solito riconoscono una piccola frazione. Detto questo, il dato viene fatto con parassiti cresciuti in vitro, quindi non selezionati in vitro, quindi questi lavori dovrebbe farlo con parassiti freschi presi dal paziente. Si tratta di esperimenti piuttosto difficili e piuttosto eroici, ma per sgombrare il campo dal dubbio, non ritengo che questi anticorpi, che i Riffin, siano un ragionevole target terapeutico. Primo, perché sono troppo complessi dal punto di vista genetico; secondo, perché sono estremamente difficili da produrre in forma ricombinante, e terzo perché si interferirebbe soltanto con un aspetto dell'infezione. Forse, se posso elaborare sulla tua domanda, il target più interessante a livello ematico resta ancora il VAR2-CSCA6 per la malaria placentare, perché sembra che sia soltanto questo VSA coinvolto nella malaria placentare, quindi un vaccino basato su questo VSA, che tra l'altro è testato, avrebbe francamente senso. Scusa, una cosa velocissima: si sa qualcosa su
grado di variabilità del gene LAIR1 nell'uomo? Dunque, polimorfismi di LAIR1 sarebbe. Mi ricordo che ci eravamo fatti questa domanda, ma non ricordo se avevamo seriamente guardato. Dunque, no, uno dei problemi sarebbe ovviamente andare a vedere in Africa, però sai meglio di me quanto questo tipo di indagine genetica in Africa sia difficile da fare, sulla popolazione. Okay, grazie mille. Non so se posso, innanzitutto grazie per questo affascinante viaggio nel mondo di questa diversità anticorpale. Io avevo più che altro delle curiosità proprio rispetto al meccanismo alla base di queste inserzioni. E mi chiedevo se ci poteva dire qualcosa in più, anche alla luce del fatto che, se ho capito bene, avete isolato numerose di queste inserzioni, non solo collegate a anticorpi antimalaria, e quindi se c'erano delle signature che possono far pensare a un meccanismo piuttosto che a un altro. E poi una seconda cosa riguardava il fatto che voi avete visto la cattura, diciamo così, di domini di recettori inibitori. Ora, al di là della malaria, c'è qualche altra cosa su cui, qualche altra categoria di domini su cui voi scommettereste che in futuro si troverà qualcosa? Ti ringrazio, veramente due domande. Dunque, il meccanismo, ma gli anticorpi sono fatti facendo un double strand break, no? E il double strand break viene riparato in questo caso con il meccanismo del non-homologous end joining, cioè un meccanismo che permette di fare errori, anzi favorisce degli errori. E quello che sta emergendo è che in molti casi questo riparo viene fatto utilizzando dei patch di DNA che provengono da tutto il resto del genoma. L'ipotesi che abbiamo fatto è che questi pezzi di DNA riflettono soprattutto in genere la risoluzione di delle stalled replication forks, sono dei pezzi di DNA che vengono tagliati e che possono essere inseriti con questo sistema di patch. Di fatto, se si fa un double strand break, si trovano inseriti questi frammenti di DNA. Non solo, ma possiamo addirittura approfittare, questo è un esperimento che abbiamo fatto, di indurre il meccanismo di switch, di offrire un substrato artificiale, e questo lo troviamo inserito nei geni delle immunoglobuline. Quindi questo, pensiamo che il meccanismo sia il non-homologous end joining classico, che recentemente è stato dimostrato usare anche questo patch repair. E poi mi chiedi di fare quello che si dice un educated guess. Immagino, cioè educated guess l'aveva fatto a suo tempo, c'era la teoria della side chain theory, no? Che gli anticorpi non sono altro che il recettore del patogeno, no? Paul Ehrlich. In questi termini uno potrebbe pensare che, non so, con tutta la gente che è stimolata dal Covid, magari qualcuno produce un clone che contiene, in cui viene inserito nel elbo l'ACE2, e quindi questo sarebbe selezionato dal Covid. Oppure, non so, per l'HIV il CD4 e così via. Si tratta ovviamente, come sempre, di fenomeni molto rari. La differenza, quello che è peculiare sulla malaria, è che la malaria è un fortissimo stimolo
e che quindi questi rari cloni possono essere veramente, veramente espansi e selezionati molto facilmente. L'abbondanza di antigene nella malaria nella fase ematica del parassita è straordinaria rispetto ad esempio a infezioni virali, però mi aspetterei che altri recettori non necessariamente inibitori di patogeni possano essere inseriti e selezionati attraverso questo meccanismo. Grazie mille. Professor Bruschi e la professoressa Paramelli vogliono fare anche loro delle domande? Se poi, vabbè, vai. Vado io? Vado, Lorella. Ah, allora vado io. No, io mi volevo fare quest'ultima risposta che hai fatto. Intanto ottimo, perché è veramente affascinante. Io che sono più una cellulologa che una studiosa di anticorpi, ho imparato tantissimo e mi si è aperto un mondo. Però quanto di questa capacità appunto di rispondere alla malaria in particolare, questa enorme variabilità e trucchi, no, che usano tutti e due per sopravvivere, quanto dipende dal fatto che il parassita e l'uomo convivono, cioè filogeneticamente da millenni, e altri patogeni invece potrebbero essere, diciamo, più svantaggiati o meno perché li conosciamo da meno tempo, cioè ci potrebbe essere un legame in questo? La tua è una domanda difficile, perché mi coglie in un campo che non è, in cui non sono familiare, ma è ovvio che il nostro genoma è stato influenzato dalla malaria, senz'altro, probabilmente da quando coltiviamo i campi, abbiamo lasciato, diciamo, il bush, no? la caccia. E così ovviamente mi sembra che anche il parassita sia evoluto, ma questo capita per tutti i patogeni, anche i virus lo fanno. Gli herpes virus sono straordinariamente specifici per ogni specie. Direi che l'herpes 1 è forse una delle eccezioni, ma neppure. E quindi, si crea questo, diciamo, un certo senso, questo equilibrio, e a questo proposito speriamo che si crei presto un equilibrio anche col nuovo SARS-CoV-2, perché diventi uno degli altri coronavirus respiratori che è in equilibrio col nostro sistema. Beh, non so, credo che alla fine, forse un aspetto più filosofico che biologico, tendiamo a raggiungere un equilibrio col nostro ecosistema. Speriamo di raggiungerlo anche con il Covid, allora presto, direi. Grazie. Grazie per la bellissima relazione che, per chi è appassionato di immunologia, rimane veramente affascinante. Io avrei due domande, una più generale. Nelle prime considerazioni hai parlato frequentemente di eradicazione, volevo capire un po' meglio a cosa ti riferivi. E la seconda domanda è se questi nuovi aspetti della risposta immunitaria al plasmodium potrebbero dare un ulteriore contributo alla comprensione il rapporto malaria linfoma di Burkitt. Ecco, linfoma. Allora, per quanto riguarda la prima, l'eradicazione, pensavo che oggi è il Malaria Day e questo è il nostro obiettivo. Ci sono tanti modi, tante idee, però credo che sia chiaro che se si riuscisse a diminuire la trasmissione, questo potrebbe essere sufficiente per fare scomparire il parassita. E abbiamo i bed nets, abbiamo ovviamente la terapia, possiamo curare i pazienti, però non possiamo usare i farmaci in maniera cronica in Africa, quindi dobbiamo pensare ad altri sistemi, ed effettivamente un vaccino che blocchi la reinfezione sarebbe
diciamo, contribuirebbe insieme agli altri elementi a ridurre la trasmissione e quindi, riducendo la trasmissione, a portare all'eradicazione di fatto del parassita. Ci siamo riusciti ovviamente in Italia e anche senza vaccino. Quindi pensavo semplicemente al fatto che un vaccino basato che è in grado di conferire una immunità sterilizzante, nel senso come un vaccino tipo RTSS, ma migliore, combinato magari con l'uso di anticorpi profilattici, come abbiamo discusso, cosa che non avevo trattato, ma senz'altro ci avevamo pensato, ovviamente una terapia delle forme cliniche potrebbe appunto portare a questa eradicazione. Il linfoma di Burkitt è molto interessante la domanda. No, non ti so rispondere. Si è suggerito che la malaria possa portare a una instabilità genetica nelle cellule B e quindi indirettamente al linfoma di Burkitt. Quello di fatto però che fa la malaria è di stimolare una straordinaria risposta anticorpale. Quello l'abbiamo visto e l'abbiamo potuto documentare. Abbiamo studiato anche la risposta a altre forme, non ho parlato del lavoro che abbiamo fatto sulle gravide, sull' anticorpi anti-Bartu-CSA e così via, ma vi assicuro che la risposta delle cellule della memoria al parassita è straordinaria comparata ad altre risposte, ad esempio contro virus. Quindi un fortissimo stimolo. Il meccanismo che abbiamo trovato credo che sia indipendente dall'infezione della malaria, questa inserzione di frammenti genici nei geni delle immunoglobuline, perché lo troviamo anche nei donatori di sangue svizzeri che senz'altro non sono esposti al parassita. Grazie. E poi, scusami, poi ci sono anche i Burkitt non africani, diciamo il linfoma di Burkitt non endemico in Africa. Grazie. Io volevo tornare un momento appunto al vaccino antisprozoita o anti-CSP, anzi, visto che appunto avete ben descritto come poi la risposta protettiva che viene innescata dal vaccino basato sullo sporozoite, poi è quella effettivamente contro la CSP. E ci può dare qualche anticipazione su quali sono gli sviluppi dell'idea appunto di ottimizzare il vaccino basato sulla CSP? Abbiamo visto ora, proprio la settimana scorsa, pubblicato il preprint di un nuovo trial basato sempre su sulla proteina CSP che rispetto all'RSS modifica diciamo l'espressione della peptide, che è espresso in quantità maggiore, diverso l'adiuvante, però di nuovo l'epitopo congiunzionale non c'è. C'è qualche anticipazione che ci può fare su dove si sta andando invece sull'epitopo congiunzionale e se ci sono magari già dei risultati in infezioni controllate nell'essere umano? Dunque, grazie, è perfetto il punto. Ho visto anch'io questo lavoro e in effetti mi sono accorto leggendo questo lavoro che uno, non c'è ancora l'epitopo giunzionale, ma certo non c'è da aspettarselo per questo lavoro, è un lavoro clinico, quindi è stato sviluppato qualche anno fa questo prototipo. Mi sono anche reso conto che effettivamente il vaccino RTSS, diciamolo, aveva il problema che soltanto il 20% delle proteine contenevano l'epitopo della malaria, il resto era epatite B. Quindi in effetti diciamo c'è molto spazio per migliorare questo vaccino. Già questo che abbiamo visto pubblicato la settimana scorsa potrebbe essere migliore. Ovviamente noi riteniamo che l'inserzione di questo epitopo giunzionale sia importante, ma insomma c'è molto spazio per migliorare
e fare eventualmente un nuovo vaccino. Ci sono poi oggi delle nuove piattaforme, lasciando stare l'RNA, di cui ormai si parla tutti i giorni, ci sono delle nanoparticelle, ad esempio, quindi non è necessario, si può anche evitare di fare questa fusione con l'hepatitis B surface antigen, ma piuttosto passare a piattaforme, diciamo, più potenti o più mirate. Grazie. Roberta, volevi intervenire? Invece di, come alternativa, invece di utilizzare un vaccino a subunità, che cosa ne pensa sull'uso di vaccini costituiti da parassiti geneticamente modificati, quindi utilizzare il parassita intero che a questo punto presenta sulla sua superficie la CSP, che quindi può stimolare la produzione di anticorpi contro qualsiasi epitopo relativo alla CSP o anche ad altri antigeni che sono presenti sul parassita stesso? Sì, molto interessante. Cioè, prima di tutto sappiamo che questo approccio funziona, quindi non funziona molto bene. È in grado di indurre immunità sterilizzante. Certo, però la produzione di sporozoiti in quantità massiccia, oppure l'uso di comunque quantità alte di sporozoiti sotto chemioterapia, è un problema, non è un vaccino che può essere prodotto in grande quantità. Resta comunque un vaccino sperimentale. Bisognerebbe trovare modo di crescere in vitro gli sporozoiti, che non mi risulta ancora sporiti, diciamo, in un fermentatore o un qualcosa del genere, che non mi risulta ancora possibile. Poi la tua domanda mi dà anche la possibilità di dire che noi abbiamo analizzato, per isolare questi anticorpi, pazienti che erano stati appunto immunizzati con diverse iniezioni di sporozoiti irradiati e erano risultati immuni a un challenge, quindi pazienti che avevano sviluppato una bella risposta anticorpale. E abbiamo screenato gli anticorpi non con la proteina o con i peptidi come altri, ma li abbiamo screenati proprio con gli sporozoiti, per colorazione degli sporozoiti, perché il nostro obiettivo è quello di essere agnostici il più possibile. Abbiamo trovato soltanto anticorpi contro CSP, quindi di gran lunga la CSP è sostanzialmente il solo antigene che il sistema immunitario è in grado di vedere sugli sporozoiti. Ma se posso continuare un attimo su questa linea, magari utilizzare gap di seconda generazione che riescono in qualche modo a completare il ciclo di sviluppo nel fegato e parzialmente uscire, farsi vedere dal sistema immunitario nel torrente circolatorio, ma non essere poi infettivi, non dare, causare la sintomatologia clinica, quindi aumentare la possibilità di avere anticorpi protettivi. Sì, non so se in questo caso si tratta solo di anticorpi, perché se poi si va, ci potrebbero anche essere anche le cellule T, potrebbe essere un'immunità molto robusta. Non so se in questo caso c'è stata dimostrata una risposta contro gli sporozoiti. Di fatto pensavo che fosse più una risposta contro questo liver stage parasites. Penso che sia comunque un approccio interessante. Di fatto l'approccio della immunizzazione con il live sporozoite sotto la copertura dei farmaci è anche molto efficace. Il problema, secondo me, resta sempre la produzione di quantità sufficienti di sporozoiti, che diventa il bottleneck, e a questo punto la produzione della proteina ricombinante non è certo o di peptidi o di costrutti genetici che codificano per questo, non è assolutamente un problema. Ci sono altre domande da parte vostra? Davide, Bruno, Donatella, tutti. Io ce n'ho un'altra, ma non volevo invadere. Dopo eventualmente anch'io ho una curiosità, vai Valentina. Dunque, invece seconda parte del lavoro che ci hai presentato, quello sulle refins, è affascinantissimo anche non soltanto appunto per quanto riguarda la malaria, ma proprio per i processi, i meccanismi che hai descritto di come viene generata diversità
anticorpale, e in particolare mi ha colpito molto questo meccanismo attraverso il quale si evita l'autoreattività e addirittura si aumenta l'affinità invece per il target antigenico del parassita. Ecco, mi chiedevo se più in generale potevi dirci qualcosa di quello che su cui avete lavorato nel campo di appunto risposta immunitaria ai patogeni e autoimmunità, se quello che avete osservato per falciforme è qualcosa di generalizzabile o se ci sono altri meccanismi che ci puoi descrivere. Ma è una domanda, la tua è una domanda complessa. Questa redemption, diciamo, è un bel esempio di redemption, no? Perché qui siamo sicuri che parti con qualcosa di autoreattivo, forse è l'esempio più chiaro. Ci sono altri casi di redemption dove questa autoimmunità iniziale è un pochino più, cioè meno chiara, nel senso certe V che sembrano essere autoreattive. Però insomma è assolutamente chiaro che ci sono dei meccanismi e tra questi le mutazioni somatiche che permettono di evitare l'autoimmunità. L'altro aspetto della tua domanda è che cosa genera gli autoanticorpi. E allora noi e altri ci siamo fatti questa domanda isolando gli autoanticorpi e andando a ricostruire la cellula bioriginaria, no? E in tutti i casi si trova che la cellula bioriginaria non è autoreattiva. Quindi in questo caso sono le mutazioni somatiche che hanno generato l'anticorpo. La situazione, quindi uno può dire, beh, la cellula viene stimolata dal virus della SARS, va incontro a mutazioni somatiche, queste mutazioni somatiche la rendono specifica per la desmogleina, no? E questa cellula matura perché la desmogleina non è presente nei linfonodi, va in periferia e poi salta fuori il pemfigo. Sì, questa è una possibilità, è un'idea, però le cose sono forse anche un po' più complicate perché ci sono dei meccanismi di mutazioni somatiche che non sono dipendenti dall'antigene, che sono avvengono su queste marginal zone B cells che sono quelle che si sviluppano nei primi anni di vita e quindi è possibile che gli anticorpi derivino da mutazioni somatiche non antigene specifiche. Comunque non c'è una buona evidenza che nel nostro repertorio naive ci sono cellule autoreattive, sono state tutte eliminate. Ora, come questa autoreattività venga eliminata nella malaria ci lascia molto perplessi, perché come fa una inserzione che avviene in una cellula naive andare incontro immediatamente a mutazioni? Ecco, questo ci lascia un po' perplesso. Ci deve essere, però questo avviene, quindi forse c'è qualcosa che non sappiamo, forse le mutazioni somatiche possono avvenire già early on nelle cellule naive, oppure non so, ci sono il bello dell'immunologia e combinare poi questi due titani, come dicevo, l'immunologia e i parassiti, è che scopriamo questi due sistemi in azione, e quindi questo ci permette probabilmente di trovare anche dei nuovi meccanismi e dei nuovi spunti. Quindi Non credo che di poter spiegare tutto quello che troviamo. Ci sono. Comunque è una domanda importante quella del ruolo delle mutazioni somatiche nel evitare o nel produrre autoanticorpi. Sì, anche perché, scusate, se poi la selezione non c'è più. Cioè, si scappa la selezione che invece avviene durante la maturazione. Questo aspetto è molto importante. Lasciate che vi racconti una storia. La storia è che abbiamo seguito, faccio un esempio, ma ce ne sono tanti. Lo stesso paziente tutti gli anni viene, per 4 anni di fila, viene boostato con l'influenza
e una certa plasmacellula viene prodotta ogni anno con esattamente le stesse sequenze. Quindi una volta che la risposta immunitaria nel Germinal Center viene completata, le cellule della memoria sono lì e possono continuare a produrre anticorpi senza fare ulteriori mutazioni. Questo vuol dire che se fanno l'anticorpo sbagliato, continuano a fare l'anticorpo sbagliato senza potersi correggere più. Grazie. Roberto, posso domanda rapida? La mia è una, più che altro una curiosità, perché sono sempre stata un po' affascinata dalla possibilità di poter creare magari in un futuro prossimo un vaccino universale. Visto che voi avete analizzato tanti anticorpi, avete per caso trovato un qualche target o una signature microbica che potenzialmente potrebbe esserci di aiuto per creare quindi un vaccino universale, eventualmente contro quali patogeni? Universale però limitato a un patogeno. Universale solo ad un patogeno, perché no, a un certo punto c'era la possibilità di creare vaccini universali legati a più patogeni anche. Sì, sì, beh, forse vi ho accennato prima, da sempre usiamo questo sistema di screening per cercare anticorpi ad ampio spettro, quindi ad esempio abbiamo trovato anticorpi che neutralizzano RSV, MPV, ma anche bovine RSV e PVM, che è il virus del topo. Cioè neutralizzano quattro virus diversi della stessa grande famiglia, ma strutturalmente diversi. Perché? Perché riconoscono un sito molto conservato che, guarda caso, non va incontro a mutazioni, proprio perché è un sito che non può variare, perché ha a che fare con la struttura. Quindi cioè l'idea sarebbe quella di sfruttare questa informazione per fare un vaccino contro tutti questi diversi patogeni. Beh, è piuttosto difficile, perché non si può basare un vaccino su un solo epitopo, perché bisogna dare tutta la proteina e il resto della proteina è diverso. È lo stesso, ad esempio, per l'influenza si parla di un vaccino universale usando lo stem dell'influenza, cioè il stelo dell'emaglutinina, togliendo la cosiddetta globular head. È un argomento piuttosto complesso. Io credo che possiamo pensare a cross reattività, a tante belle cose, però il sistema immunitario è basato sulla specificità, e la specificità è unica di un particolare patogeno, quindi fa un po' a pugni con l'idea di un qualcosa di universale, perché è estremamente, estremamente specifica. Credo che possiamo fare vaccini sempre più efficaci e sempre più broad, ma non così universali come vorremmo. Però... Grazie mille, grazie. È stato veramente molto, molto interessante. Affascinante, qualche curiosità ce l'ha tolta, altre sono proprio delle domande per il futuro, quindi mi piacerebbe che diventasse quasi un appuntamento, cioè rincontrarci e vedere dove siamo arrivati magari tra un anno. Ringrazio tantissimo. Sì. Forse occorre un po' più di tempo. Sì. Va bene, ci dati dai tempo. Ringrazio tanto quindi Antonio Lanzavecchia, tantissimo Soipa, l'Italia del Malaria Network e tutti voi che avete partecipato, e anche il pubblico, nonostante la timidezza che non ha fatto le domande, però spero che siano nate altre curiosità. Arrivederci e buon pomeriggio.